Bournemouth Manchester United al Vitality Stadium, arbitra l'incontro il signor Mariner. Vede il corridoio per Daniels, linea di fondo, parte il cross sul secondo palo, attenzione a Luke Shaw, che anzi forse era Ander Herrera che era andato a stoppare il pallone in una posizione alquanto insolita. Ha rischiato tantissimo il numero 21 dei Red Devils. Luke Shaw è andato a stringere la marcatura su Callum Wilson con un lancio morbido, trova Antonio Valencia libero a destra. Valencia che può accelerare, vuole sfidare Daniels, vuole la linea di fondo, parte il cross sul secondo palo, arriva un dirompente Ibra, attenzione perché c'è uno scontro e hanno la peggio Ibra e Smith. Verticale, si gira Rooney sulla corsia di sinistra, lo accompagna Antonio Martial. Martial contro Smith, ancora Martial, era in rigore, parte il destro, palla sul fondo e il primo tentativo di Mark Red Devils porta la firma di Antonio Martial dalla sua posizione, alla sua mattonella all'interno dell'area di rigore. L'area di rigore, attenzione a Valencia, palla a rimorchio, Mata fuori per Rune, il piazzato, Boruk si accartoccia a terra e blocca il pallone e gli ultimi 20 metri sono davvero intasati per Red Devils, che cercano di sbloccare e di scardinare la retroguardia delle Cherries. Attenzione a Juan Mata, Boruk con un miracolo, la palla è lì e ancora Juan Mata per il vantaggio dei Red Devils al 40esimo. Errore difensivo del Bournemouth e calcia via il pallone al capitano Francis. Juan Mata porta in vantaggio il Manchester United al 40esimo minuto, tutto iniziato con un suggerimento in verticale di Ander Herrera, lascia rimbalzare il pallone capitano Francis e poi lo consegna Juan Mata sull'uscita di Boruk. Boruk è molto bravo a chiudere lo spazio a Juan Mata, ma è sfortunato perché sul rimpallo la palla incoccia la tibia destra il capitano Francis e ritorna sui piedi di Juan Mata, che a porta ormai sguarnita ha solo l'obbligo di trasferire la sfera con il piattone destro in fondo alla rete. Si riparte dall'1-0 in favore del Manchester United grazie al gol arrivato al 40esimo del primo tempo ad opera di Juan Mata. Colpo di prima per Wayne Rooney, era in rigore Wayne Rooney, Rooney addosso a Boruk che si salva e poi Daniels, illuminante Zlatan Ibrahimovic con un no look al volo, aveva servito Wayne Rooney in verticale. E qui dimostrano tutti i propri limiti i difensori di Eddie Howe. Ancora Smith, perde il pallone Antonio Martial, un'autostrada per lui. Ibra, ancora palla di ritorno, Wayne Rooney, area di rigore, termina a terra, non c'è fallo secondo Mariner. Per Juan Mata che fa viaggiare Antonio Valencia, viene rinforzo da Joshua King, proprio come fase di ripiegamento, Martial si coordina, Rooney di testa, Wayne Rooney, 59 sul cronometro, Wayne Rooney di testa, porta sul doppio vantaggio i Red Devils. Dicevamo che Antonio Valencia aveva spinto poco in questo momento, alla sua prima discesa nella ripresa va a cercare il fondo, poi Martial si coordina, il tiro è sporco, diventa un assist per Wayne Rooney che di testa trasferisce il pallone alle spalle di Boruk per il 2-0 in favore del Manchester United. 60esimo in corso, Bournemouth 0 Manchester United 2, ha segnato il bad boy, il capitano Wayne Rooney. Nulla da fare per Arthur Boruk. Palla irraggiungibile sul secondo palo,
Pelania e Mata allungano la visuale al portiere polacco. Va Ibrahimovic a giro, Boruz vola e para e riesce a disinnescare il tiro di Vladimir Ibrahimovic. Poi Lewis Cook in verticale per Joshua King che perde la sfera. Era passato a fianco al quarto uomo della barriera, Anthony Martial. Si gira, ha saltato Arter, quindi Ibrahimovic, zona tiro, parte il destro, rete! Zlatan Ibrahimovic al 74esimo porta il Man United sul 3-0. Un tiro dai 25 metri ad incrociare, nulla da fare per Boruz. E adesso l'urlo liberatorio di Zlatan Ibrahimovic, uno che alla prima partita in qualsiasi campionato abbia giocato ha sempre timbrato il cartellino. Il destro ad incrociare che passa sotto le gambe di Francis, palla che muore dietro al palo alla destra di Arthur Boruz, irraggiungibile per l'estremo difensore polacco che vede forse con un attimo di ritardo la sfera passare tra le gambe di Francis e Anthony Martial. E intanto Giuseppe Mourinho va a dare indicazione ai suoi, riceve palla al limite il velo di Lewis Cook, attenzione a Graban, trova lo spazio per Smith, il tiro alla rete, bellissima conclusione di Smith, il terzino arma un sinistro che finisce all'incrocio dei pali, nulla da fare per De Gea. I cambi di Eddie Howe hanno portato i loro effetti perché Graban a indovinare il corridoio giusto per Smith che riesce a saltare di slancio Blind e poi a concludere con un sinistro imparabile per De Gea, una palla che muore all'incrocio dei pali che fa esultare il Vitality Stadium. 69 sul cronometro, Bournemouth 1 Manchester United 3. Ancora Fenty, palla traversone in area, la palla che rimane lì, c'è prova Surman ma è molto bravo De Gea a deviare il pallone in calcio d'angolo. Bravo De Gea sulla conclusione ravvicinata di Surman, palla che passa quasi in mezzo alle gambe di Fellaini. Ancora Gradel, linea di fondo, il traversone sul secondo palo, a Pobi non aggancia il pallone, poi la conclusione, la deviazione, esce De Gea e poi la palla che rimane ancora viva, il tiro di Gradel, parata di De Gea, Depay non riesce a sbrogliare la patata, Gradel tiro cross e poi allontana Daley Blind, chiaramente il pallone il più lontano possibile, lo recupera Surman, ma non c'è più tempo. Andrea Mariner picchia tre volte, mandando le squadre negli spogliatoi al termine della partita. Il Manchester si porta via i primi tre punti del campionato.